con Domenico Borriello, uno dei volontari dell'Expo nel padiglione Italia. Com'è andata la notte della Taranta? Allora, la notte della Taranta è andata alla grande. È stata l'idea che il commissariato ha avuto per salutare in qualche modo il 2021, che è stato molto importante per noi. Anche qui ad Expo abbiamo toccato quota 700.000 visitatori. E la notte della Taranta in realtà ha previsto tre momenti, non soltanto uno, perché il giorno prima dell'ultimo dell'anno, il 30, è stato fatto questo scambio culturale con l'Arabia Saudita. Infatti la notte della Taranta si è esibita all'esterno del padiglione dell'Arabia Saudita, è stato un bel momento di scambio culturale. E poi nella giornata di ieri, il 31, abbiamo avuto un primo momento ad Al-Wasl, la piazza principale di Expo, la cupola più grande del mondo, che d'altronde per inciso è anche la... è stata anche realizzata da un'azienda italiana di Pordenone, quindi l'Expo diciamo che parla italiano, quindi un primo momento ad Al-Wasl, il cuore di Expo, e un secondo momento davanti al nostro padiglione. L'idea è stata quella di puntare comunque su qualcosa di estremamente tipico e caratteristico della nostra terra, come appunto la notte della Taranta, per salutare il 2021 e per accogliere il 2022 con i migliori propositi. Quali sono le novità dal punto di vista della transizione ecologica? Allora, le novità che abbiamo al padiglione dal punto di vista della transizione ecologica e della sostenibilità soprattutto è quella in qualche modo di riutilizzare tutto. Il fatto che non ci sono rifiuti sulla nostra terra. Per andare a vedere il nostro padiglione, le pareti non sono pareti e sono state realizzate di corde nautiche ricavate da bottiglie di plastica riciclate, 2 milioni di bottiglie di plastica riciclate. Il pavimento è stato realizzato partendo da bucce d'arancia e fondi di caffè, e pensate che addirittura il tetto sono tre bacche rovesciate che al termine dell'esposizione universale, se si deciderà di smantellare il padiglione, ancora non sappiamo la destinazione finale del padiglione, quelle barche comunque in quel caso ritorneranno in mare. Quindi insomma vediamo che l'Italia si sta impegnando molto da questo punto di vista, ma ci sarebbe poi anche il segreto che è dietro l'alga spirulina, che comunque permette al nostro padiglione di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. Insomma, c'è veramente tanto in questo padiglione che va a richiamare il tema da lei appunto chiesto.